Andrà tutto bene, puntata numero 88. Oggi è mercoledì 15 novembre 2020 e sono le 19.59. Ben ritrovato, Andrea. Anche a te, Gioacchino, a tutti voi. Ciao, Andrea. Allora, siamo in piena emergenza sanitaria e ci sono dei comitati tecnici che aiutano i nostri governanti a decidere. Sì. Però, per quanto riguarda ad esempio il Comitato Tecnico Scientifico, non sappiamo esattamente come è composto, o quantomeno non appare chiaramente durante i programmi televisivi, neppure chiaramente nei quotidiani. Ovviamente con una ricerca attenta li troviamo tutti. E poi adesso c'è un altro comitato, un comitato economico. Sì, è il convitato di pietra di questa situazione, perché chiunque conosca l'esperienza e le capacità professionali e umane del dottor Colao, che è sicuramente uno dei manager più internazionali del nostro paese, non può che essere soddisfatto della sua presenza e del fatto che possa dare una mano importante al decisore, come ormai abbiamo imparato a sentir chiamare chi ci governa dal bravo Angelo Borrelli della Protezione Civile, no? È il decisore che decide, sì, non ci sono dubbi. Con questa task force, della quale a malapena conosciamo qualche nome, c'è la psicologa, c'è lo statistico, ci sono sia Borrelli che Rezza, ci sono i membri dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è il dottor Guerra dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono tutti coloro che si stanno occupando attivamente ogni giorno, H24, di questa pandemia. Non ho ben presente se c'è anche un prete, un esorcista, un santone, spero di no. Vittorio Colao quindi è, come dire, a capo di questa task force, quindi di grande consulente per il governo. È un po' come dire il primo ministro del presidente Conte, cioè sta nello stesso rapporto in cui Conte è con Sergio Mattarella. Ah beh, è una catena di comando chiara proprio. Cioè, io penso che il cittadino, dopo queste due parole, vada a riposare tranquillo e sereno, perché c'è il Presidente della Repubblica, abbiamo il Presidente del Consiglio, dei ministri, quindi ci sono dei ministri, no? C'è un governo. Poi abbiamo il Capo della Protezione Civile, il commissario Arcuri, che purtroppo del quale certe volte ci si dimentica, ma c'è, poveretto, cioè lavora, è quello che poi deve andare in giro per il mondo a comprare le mascherine. Abbiamo tutto il comitato scientifico con ben tre responsabili, Brusaferro, Locatelli e Rezza, per quanto riguarda l'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo Guerra, che è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi adesso abbiamo anche Colao. La domanda che il giornalista ignorante, qual è il sottoscritto, si chiede, si pone, è la seguente: in termini gerarchici, scusami, qual è il potere di Colao? Cioè, se Brusaferro, Istituto Superiore della Sanità, dice toglietevi dalla testa l'idea di riaprire le scuole, e Borrelli dice: ma forse ci si potrebbe pensare, il ministro Azzolina, giammai, il presidente Conte, però bisogna comunque fare qualcosa, se no la gente poi si arrabbia e magari mi scende in piazza. E poi arriva Colao e dice: ma non fate niente di tutto ciò, fino a Mattarella che poi fa la sintesi e dice in televisione: andrà tutto bene, siamo uniti, forza, viva l'Italia,
e via dicendo. Guardate, io sono ottimista di natura, ma non è che si può affrontare una guerra, anche se poi non è una guerra, è un'altra cosa, ma non si può affrontare, diciamo, una situazione così drammatica e difficile che prevede un meno 9,1% di prodotto interno lordo. Noi siamo il paese che, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, avrà uno shock di tipo recessivo spaventoso, quale mai si è verificato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, la catena di comando non è una cosa di poco conto. Tant'è vero che ci sono. Io oggi ho sentito un bellissimo intervento alle 13 nel telegiornale di Sky TG24 del mio amico Michele Brambilla, giornalista, direttore del quotidiano nazionale, con il quale per anni sono stato a Palazzo di Giustizia a Milano a seguire Mani Pulite, eravamo tutti e due molto giovani, che ha detto una cosa sacrosanta: non si può costantemente apparire di fronte al paese come il gatto e la volpe, come i due litiganti, da una parte il governo, da una parte l'opposizione, ma dentro al governo ci sono lotte intestine. Renzi dice una cosa, ne ribatte un'altra Di Maio, che ce l'ha però con Conte, il quale cerca di difendersi insieme al suo amico e sodale Casalino dagli attacchi di Mentana, che però ha detto che non si fa così e allora bisogna fare cosa? Così non si può affrontare questa situazione. Ci vuole una voce sola, che poi dietro ci sia un dibattito. Meno male, perché non siamo in Cina, non c'è Xi Jinping, no? Siamo una democrazia, abbiamo un grande Presidente della Repubblica che in questo momento ci rappresenta, e ha avuto anche la forza e la voce forte di proclamare parole dure nei confronti dell'Europa e della sua mancanza di solidarietà. Ma il compito specifico di Colau, quindi, qual è? Il compito specifico. Allora, da quanto si è capito, l'iniziativa di Colau è quella di coordinare gli aspetti fondamentali della fase 2, e cioè della ripresa economica e quindi della ripresa della produzione industriale. Ma già abbiamo visto che ogni regione sta andando in ordine sparso. Appunto, perché poi ci sono anche i governatori delle regioni che Ci sono i governatori delle regioni, ci sono i hanno delle sindaci. autonomie, Come no? alcune per statuto. Visto che noi abbiamo pensato di inventare un federalismo senza il federalismo, e questo è fantastico, solo gli italiani potevano fare una cosa di questo genere. Il povero Miglio si rivolterà nella tomba, perché insomma non era questo il federalismo che era stato ipotizzato da Cattaneo in poi. Bene, ci sono anche i sindaci. Sulla questione, ad esempio, dei test sierologici, abbiamo visto che ci sono stati interventi anche da parte dei singoli sindaci, anche di piccoli e medi comuni. Quello che è fantastico, devo dire che bisognerà fare un'analisi storica poi dopo, sono sparite le province. Delle province non si sa più nulla. Il Presidente della Repubblica è un'entità, eh? Ma ci sono i prefetti. Sì, perché adesso, aspetta, il prefetto dovrà mandare, il prefetto è il rappresentante dello Stato in ogni singola località, O provincia. dovrà mandare poliziotti, vigili, carabinieri, guardia di finanza, non lo so, troveranno anche guardie giurate, non ho idea, nei negozi per vedere se si mantengono le distanze, se ci sono le mascherine, se i lavoratori, perché c'è una difesa sacrosanta dei lavoratori,
operano nelle condizioni previste dalle normative sanitarie a seguito del Covid-19. In buona sostanza, un casino. Andrea. Cioè, non so se ci rendiamo conto che siamo di fronte a uno stato di confusione che è pressoché totale. Allora, se mi permetti, leggo dal Sole 24 Ore: problemi di coordinamento. La commissione Colao non è la sola ad operare. Gli esperti non mancano certo ed il coordinamento tra loro non è un piatto forte. Opera il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. C'è il Comitato Tecnico della Protezione Civile, la Task Force del Ministero della Salute, quelle dell'Istruzione e del Ministero dell'Innovazione, ben 74 membri. La Task Force, che fa capo al commissario Domenico Arcuri, l'Istituto Superiore della Sanità, i tavoli per il Made in Italy arrivati con le categorie della Farnesina e guidati dal sottosegretario Manlio Di Stefano. Con tutte queste realtà, la Commissione Colao dovrà necessariamente interfacciarsi dopo aver fatto sintesi al proprio interno. In questa partita ciascuno dice e vorrà dire la sua nel paese in cui non sono mai mancate né le commissioni, né le cabine di regia, né i protagonisti personali. E quando lavorano? No, ma guarda, lavorare lavorano, io non metto in dubbio che si ritrovino adesso poi con le call conference, come stiamo facendo noi due adesso, no? Ci confrontiamo attraverso uno strumento nuovo che fino a poco tempo fa era usato giusto dai nostri figli per le loro conversazioni eterne con le fidanzate o i fidanzati. Quello che è inquietante e ti faccio un esempio concreto, perché poi a me piace sempre andare sul terra terra, no? Adesso stanno pensando di elaborare una app, che sarebbe un abbreviativo di applicazione, sul cellulare, che sostituisce, che andrebbe a sostituire, perché poi qui ormai abbiamo imparato che ci sono due cose che vanno utilizzate della lingua italiana che avevamo un po' dimenticato: il condizionale e il gerundio. Bene, avrebbero pensato di realizzare un'app che consente l'eliminazione del famoso foglio cartaceo relativo all'autocertificazione. No, autodichiarazione, c'è scritto Autodichiarazione. autodichiarazione, c'è Ah, scritto. bravo, bravo, ecco, autodichiarazione. Che non esiste nel... Questa app, no? Una delle cose che dovrà fare la commissione e il gruppo di lavoro di Colao è quella di realizzare questa app. Naturalmente non domani mattina, perché tu sai che qui in Italia quando si dice domani si dice sempre 15, 20, 25 giorni, un mese e mezzo, no? Andrea, manca un minuto. Eh? Allora, nell'ultimo minuto ti dico che noi abbiamo un ministro, che è una ministra, della quale io non so il nome, non me la ricordo, ma questa è mia ignoranza naturalmente, che da lungo tempo, cioè fin dall'inizio della nuova legislatura del Conte 2, aveva e ha come compito quello di mettere in campo tutte queste app necessarie alla vita quotidiana in un paese moderno. Non sappiamo nemmeno come si chiama e nello stesso tempo abbiamo dato incarico alla commissione, al gruppo di saggi, alla task force di Colau di realizzare questa app. Andrea, mi sembra che l'Italia è un paese dove l'età media è piuttosto alta. Ad esempio, mia mamma, Maria Nocilli, è del 1930. Io credo che lei sarà facilitata molto con l'utilizzo dell'app. Guarda, posso darti un consiglio a tua mamma, posso dare un consiglio a te, a tua mamma e a mia madre Carla, che di anni ne ha uno in più rispetto alla tua perché è del 29. Statevene a casa. Grazie, grazie Andrea e buona serata. Grazie Buona di cuore. serata.